Ciao a tutti, buona giornata, vi consiglio di provare una tazza di tè vicino alle finestre e fare un respiro profondo per sentire la giornata. Oggi è martedì 19 ottobre 2021. Che presagi hai oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. La luna esige sincerità e dialogo. Se pensate di farla franca, oggi sbagliate a capire. Da mezzogiorno con la luna battagliera all'opposizione, dialogo e trasparenza diventano un must. Non solo in amore, dove togliersi la corazza può essere un gioco eccitante, ma anche sul lavoro e a scuola, dove è vietato bluffare. D'ora in poi si parla chiaro, progetti e contratti da firmare subito, se c'è una tassa o una rata da pagare, niente paura, il rientro di un credito rimette tutto a posto. In coppia, invece, qualche scossone va messo in conto, magari litigate con il partner, magari vi fate stregare da un altro, salvo poi pentir bene con lacrime di coccodrillo. Risposta affermativa e positiva al principale quesito posto nel consulto. Buon esito di esami, di colloqui, di chiarimenti, e di qualsiasi cosa vi sta a cuore. Gravidanze in arrivo, acquisto di immobili, nuove attività avviate. In campo economico è un miglioramento della propria posizione. Progettate, ideate, organizzate, le vostre idee saranno baciate dal successo. Se il partner manda a monte i vostri programmi, non disperate e godetevi la compagnia degli amici. Qualcuno vi osserva interessato al vostro mondo, tuttavia la situazione potrebbe risultare complicata se non date un piccolo aiutino a farsi avanti e presente. Una notizia che arriva per posta vi darà fastidio e vi irriterà, cercate di non innervosirvi più di tanto, tutto si risolverà al meglio. Oggi non ascoltate i consigli in particolare di due persone, fate di testa vostra e non ve ne pentirete. L'amore vi darà delle soddisfazioni, affrontate tutto con responsabilità e con tutta la gioia di cui siete capaci. Venere oggi è decisamente in aspetto favorevole. Molte chance di rivedere qualcuno a cui tenete e che non vedete da tempo, mettete in conto anche che le cose possono essere cambiate e che non sempre le persone restano quel che erano. Le cose vanno fatte sempre con calma, oggi potreste sentirvi improvvisamente nervosi e desiderosi di fare tutto in fretta. Niente di più sbagliato. Energie un po' basse. Una passeggiata nel verde potrà ricaricarti. Attirerai persone dinamiche e intelligenti. Sii meno frettoloso. Molto bene la regolarizzazione dei rapporti con amici e colleghi. Oggi qualcuno di loro potrebbe meravigliarvi con manifestazioni di affetto e simpatia fuori della norma. È tempo di rivalutare alcune amicizie oggi, perché potrebbe essere necessario per voi in futuro sapere su chi poter contare. Correte il rischio di mostrarvi per quello che siete e per i sentimenti che provate. I consigli che vi verranno generosamente serviti su un piatto di argento sono molto utili per la vostra vita futura in campo professionale. Se avete la sensazione che vi sia stato tolto qualcosa, a partire da oggi vi sarà restituito con gli interessi. Plenilunio nel vostro segno con la luna in Ariete che vi trova con un umore altalenante. Se appartenete alla seconda decade Venere nel Sagittario, benefica fa sì che, attraverso stimoli e interessi artistico, culturali, il vostro stato d'animo migliori considerevolmente. Se siete nati nella terza decade avete Plutone imbronciato e dovrete così fronteggiare piccole noie quotidiane. Per vostra fortuna il cielo piazza il duo Sole, Mercurio nel vostro segno che vi aiuta a trovare le strade di razionalità, buon senso, capacità di compromesso, indispensabili per arrivare alle vostre mete. In molte situazioni cercate di non tirare troppo la corda. Questo è un periodo delicato, avete la sensazione che ogni cosa vi stia sfuggendo di mano, lavoro, casa, amore, ma non è così, dovete soltanto imparare a differenziare la realtà dalla fantasia. La vostra testa ha preso il comando e vi suggerisce cose che non sono realmente lì. Fate un passo indietro, imparate a riscoprire la semplicità della routine. Potresti aver bisogno di ascoltare ancora lo stesso messaggio prima di prendere davvero in conto il suo significato. Non vuol dire che sei lento, ma piuttosto che in questo periodo hai delle difficoltà a cambiare le tue abitudini, pur sapendo che è nel tuo interesse. Nella giornata di oggi non aspettatevi molto dal partner o dalle vostre relazioni,
perché tutte le persone che amate saranno impegnate in altro e non avranno molto tempo da dedicarvi, o almeno, non tutto il tempo che vorreste. Non restateci troppo male, il vostro ego può resistere ad un affronto del genere, per questa volta. Cercate inoltre di non rinfacciare loro questa situazione, perché sarebbe un errore. Tsunami sul menage a due, sotto tiro della luna guerra fondaia all'opposizione, il partner sembra sragionare, con eccessi di collera o assurde pretese che vi lasciano senza fiato. Amore ed Eros, in coppia l'insofferenza reciproca tocca i massimi livelli, qualsiasi tentativo facciate, il partner lo vive come una provocazione o, peggio, il tentativo di ingabbiarlo. Se il rapporto è arrivato alla frutta, forse è meglio salutarsi qui, risparmiandosi il rancore, altrimenti rassegnatevi a cambiare ciò che non va, facendo leva sulla parte che ancora funziona. Non ci sarà posto per le fantasie audaci e piccanti in questa giornata, il partner sente il bisogno di tenerezze, per questo l'Eros assumerà toni un po' più tranquilli. Questa notte con un abbigliamento provocante ma non disinibito riuscirai sicuramente ad arrivare alla meta agognata. I buoni influssi di Venere, pianeta ricordiamo vostro nome tutelare, vi riscalda piacevolmente i sensi, in special modo se siete nati dal 3 al 10 ottobre e se cercate l'amore vero vi facilita agilmente la strada. Se siete nati in settembre, invece, navigate in una fase affettiva di calma forse un po' piatta, ma senza annoiarvi. Lavoro e denaro, affari a rischio, può risolversi in 4 e 4 otto o concludersi male, con un nulla di fatto. Tutto o quasi dipende dalla fortuna, se riuscite a controllarvi tanto di guadagnato. Con un cielo così positivo nulla riuscirà a nuocerti, saprai gestirti con grande disinvoltura e troverai la strada per risolvere tutte le tue problematiche. Oggi chi sta cercando una nuova occupazione non riuscirà a trovare il terreno più adatto alle sue qualità. Conviene rimandare le ricerche a domani. Proseguite volentieri i ritmi di lavoro quotidiano. Mercurio e il Sole sono entrambi positivi e vi permettono di svolgere la vostra attività con efficienza, senso del dovere e senza stancarvi un attimo. Chi abbia abbracciato una libera professione si prepari a promettenti svolte che anticipano futuri successi meritati. Benessere, nessun problema fisico se non gli ostacoli che potete incontrare per strada, dallo scalino traditore alla buca. Insomma, il rischio di caduta c'è, perciò niente tacchi o suole troppo lisce. Ricordate il potere del turchese che a detta degli antichi proteggerebbe dai capitomboli. Questa settimana avrete ancora Marte in buon aspetto che se da un lato promette vigore fisico, dall'altro irrita la pelle e infiamma la vescica. Saranno possibili dolori alle ossa e la riacutizzazione dei malanni cronici. Per lei, rivelazione sconvolgente, l'uomo dei vostri sogni vi presenta la sua lei in attesa di un pupo, impossibile combattere, meglio sparire. Per lui, da uno scontro a fuoco emergono tratti ancora sconosciuti della vostra personalità. Aria di novità anche in famiglia, da oggi ognuno si prende le proprie responsabilità. Colore delle emozioni, violetto. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 4. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.